Adesso stiamo dando la linea a Gianni Colacione, adesso diamo la linea anche a Stefano Pronto? Russo. Sì, Stefano. Ciao Gianni, un attimo stiamo chiamando anche Salve. Stefano e adesso chiamiamo il Sì. vostro ospite, Shadi Amadi, che è giornalista ed esponente della comunità appunto siriana in Italia. La Siria purtroppo vanta oltre 40.000 morti ignorati che pesano sulla coscienza europea. La vostra trasmissione si chiama il vostro, Voci Transnazionali, giusto Gianni? Esattamente, sì. Adesso stiamo attendendo che Shadi Amadi e Stefano Russo si colleghino. Per il momento abbiamo Shadi Amadi, giusto? Sì. Che non vediamo il video, ma da qui a qualche minuto dovremmo vederlo. Ciao, Shad. Ciao Gianni. Ciao. Tutto bene? Sì, voi come va? Tutto bene. Noi oggi intanto stiamo attendendo Stefano, che si connetta con noi e che conduce insieme a me e a te questo spazio di aggiornamento sulla vicenda siriana. Intanto volevo appunto, anche se sinteticamente, presentarti appunto come giornalista siriano. Tu sei attivo ovviamente in Italia e scrivi su vari giornali, se non sbaglio. Magari poi ci puoi anche dire dove possiamo leggerti, se hai un blog, e appunto ci darai appunto qualche aggiornamento su questa vicenda di cui purtroppo si parla poco, ma si fa anche meno. Non so che cosa ne pensi. Sì, se ne sta iniziando a parlare un po' di più in questo momento, per fortuna. Io comunque, Eccomi. come dicevi, scrivo sul Fatto Quotidiano, dove ho un blog personale, dove invito poi gli spettatori a andare a partecipare leggendo gli articoli o lasciando un commento. Lo trovate semplicemente sul Fatto Quotidiano cercando Shadi Amadi e trovate lì gli articoli. Perfetto, intanto salutiamo Stefano Russo che si è aggiunto a noi. Ciao, ciao Ci senti Shadi. Stefano? Ciao. Ciao Sì, ci Stefano. sono. Ciao. Soltanto in audio stai? Non ti E non vediamo ci in sono i video. video? No, in video no. Se riesci a metterti in video, Io onoreremo, ce l'ho, ma diciamo. probabilmente ho poca banda. Va bene, d'accordo. Allora, abbiamo qualche problema oggi, lo diciamo, e quindi registreremo questa trasmissione che poi dopo riproporremo subito dopo la fine della diretta. E comunque, se tu, Stefano, vuoi cominciare, io vorrei fare qualche domanda a Shadi, magari la faccio Quello dopo che vede e ti l'albergo lascio è a quello che vede. te la parola. Vado? Te lo so, me l'ha detto. Sì, vai. Abbiamo parlato con Gianni. Shadi, io ero Sì, poi dalla Russia alla interessato a Giordania, dalla Sudan conoscere a da qualche altro te consolato un'opinione in diretta. sull'atteggiamento degli stati limitrofi, oltre che gli stati europei, sulla questione siriana, cioè Turchia, Giordania e quant'altro. Sì, Perché ma prego. sì, no, perché le notizie che seguono sui giornali sono abbastanza confuse e contrastanti, poco chiare su questo. Si parla di amicizia, ma poi non è chiaro verso chi, verso cosa. Ecco, vorrei sentire su questo la tua opinione. Sì, Prego. sugli stati limitrofi alla Siria che confinano con questo paese, il Libano è chiaramente uno stato che appoggia il regime siriano. Lo dimostra ad esempio lo sconfinamento dell'esercito siriano proprio 2 settimane fa in territorio libanese, dove hanno oltrepassato il confine e hanno distrutto alcune fattorie proprio sul bordo, alla frontiera, sino poi addirittura a sparare qualche colpo sul campo profughi siriano che c'è nella valle di Wadi Khaled, che è una zona di frontiera che confina con il villaggio più grosso, che è quello di Talkalakh.
a 5 chilometri in territorio siriano, distante dalla frontiera. Quindi, soprattutto perché il Libano è uno Stato dentro lo Stato, esiste lì Hezbollah, il partito di Dio, che comandano, stanno al governo e hanno anche un corpo paramilitare. In più esiste il partito nazionalsocialista, si chiama così, anche se loro dicono che non c'entra nulla con il partito nazista, che è di ispirazione di Antoine Saada, che fu un uomo diciamo nazionalista, che pensò al pan-sirianismo, ecco, alla ricostruzione di un impero siriano. E anche questo partito nazionalsocialista esiste in Libano, è una forza paramilitare che comunque lavora con il regime di Damasco e sopprimono evidentemente molte forme di dissenso all'interno del Libano. Dall'altra parte c'è, come sapete benissimo, l'Iran, che manda tranquillamente uomini, forze e soldi alla Siria, anche attraverso l'Iraq, perché l'Iraq è uno Stato che è stato diviso dopo la sua liberazione tra i siriani e gli iraniani. Basta pensare che quella lì è tutta una striscia sciita, se ci pensiamo, no? La maggioranza della popolazione irachena è di religione sciita, come gli iraniani, e gli alawiti, la maggioranza, insomma, la minoranza al potere insieme a Bashar al-Assad, sono una fetta, insomma, degli sciiti. Quindi è proprio un cordone tutto quanto attaccato. Con questo si spiega come migliaia di soldati iraniani siano arrivati addirittura a Homs a reprimere il dissenso e i manifestanti. Questo non lo dico io, ma lo dicono tranquillamente i siriani, e ci sono fior fior di articoli e testimonianze su questo caso. La Turchia ha svolto, e la faccio in breve, un ruolo molto ambiguo che ancora tiene, che è quello certe volte di alzare la voce, certe volte di abbassare, sino, se pensiamo all'inizio della crisi siriana, in cui la Turchia aveva un rapporto strettissimo, e questo dovuto al cambio di regime, probabilmente quello di Erdogan, no? Con il regime siriano. Poi tutto quanto è cambiato, per fortuna, insomma. Stati Uniti? Ah, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un bel punto di domanda. Bisogna capire sempre che ruolo vogliono avere. Il problema è che in Siria il popolo siriano sta pagando un prezzo più alto del dovuto, che qual è? È il prezzo della posizione strategica della Siria. Alla fine, se noi guardiamo, si combatte comunque una guerra silenziosa e diplomatica tra le due grandi potenze, cioè la Russia insieme alla Cina, che non vogliono perdere questo avamposto sul Mediterraneo, perché la Russia, ricordiamolo, che ha l'ultimo porto nel Mediterraneo, è quello di Tartus, dove ha inviato recentemente anche dei cargo e diverse navi, tra cui anche qualche incrociatore, no? La Cina, che ha stretto accordi commerciali, soprattutto energetici, con il paese. E quindi gli Stati Uniti hanno un bel da fare e vorrebbero probabilmente avere un ruolo più attivo, chissà, nel futuro del paese. È per questo anche che stanno tenendo una posizione, diciamo, decisa. Il paradosso però in questo momento, e bisogna sottolinearlo, è un po' Israele in tutta questa vicenda, perché Israele non si è mai pronunciato chiaramente contro Bashar al-Assad, probabilmente perché fa comodo, come dicevamo già qualche tempo fa in una precedente intervista con Gianni, avere un qualcosa che si conosce, cioè una dittatura da 40 anni, piuttosto che avere un regime o un governo democratico, insomma, governato chissà magari dalla Fratellanza Islamica o da un partito di questa idea, perché sappiamo benissimo che se viene un governo islamico in Siria può essere, insomma, è un problema per Israele avere da una parte la Siria magari con un governo fatto da una maggioranza islamica, e poi Egitto, Tunisia, tutto il Nord Africa, e sta diventando così. Certo. Ma questo, anche se io non sono
d'accordo su come la pensano i fratelli musulmani o i partiti di impronta islamica, perché a mio parere è una grossa limitazione porre la religione al centro della società e riportare in qualcosa invece che deve essere un legame privato, cioè quello, il contatto tra me e Dio, proporlo a una società che invece è multireligiosa e multietnica. Basta guardare all'ADC in Italia, no? È la stessa cosa, di fronte a tema cristiana. Allora, anche se io credo che sia un limite enorme, anche se ho mille critiche da fare, non posso, perché questo simboleggia proprio il cambiamento, dire che i partiti di ispirazione islamica non debbano esistere e nemmeno non possano partecipare a un confronto politico, perché saremmo invece uguali a quello che c'è adesso. Invece bisogna lasciare che il corso della democrazia e soprattutto della dimostrazione politica dei loro programmi attecchisca nella società, e le società arabe sono consapevoli di quello che arriva e non si lasceranno mai prendere chissà in giro per riportare un nuovo regime. Certo, non ti chiedo dell'Europa perché posizione non ne ha mai, per cui credo che la risposta sia abbastanza. Recentemente ho incontrato Bersani a Roma, che sono stato invitato a un'iniziativa del PD, con lui c'era Lapo Pistelli e Giacomo Filibeck, amici, e allora eravamo in Piazza del Pantheon insieme a Bersani proprio su questa iniziativa per la Siria, dove il PD dimostrava di essere sensibile al tema. Allora è uscita da parte mia la solita richiesta, che è quella: io voglio parlare prima in piccolo di quello che noi possiamo fare in Italia ma che non è ancora stato fatto, che è quello di ritirare la decorazione della Repubblica data a Bashar al-Assad nel 2010 su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e poi la seconda, forse più difficile, che sarà un'azione di governo, è quella di far chiudere l'ambasciata siriana a Roma. Sono due azioni da fare. E quindi l'Italia prossimamente prenderà una posizione più netta, di questo ne sono certo, perché arrivano segnali importanti dalle istituzioni politiche e dai deputati. E la seconda cosa invece, quella che voglio dire, è che comunque c'è una sensibilità a livello europeo sul tema che deve essere invece concretizzata. A ottobre, quando ero al Parlamento invece europeo, non è stato assolutamente lasciato così, lasciato correre il fatto che comunque un siriano o il tema siriano sia stato portato a un forum del mondo arabo organizzato dal Partito Socialista Europeo. E comunque Catherine Ashton sta facendo molto, e in settimana proprio discuteranno in una assemblea plenaria sulla situazione siriana al Parlamento europeo, per prendere una posizione chiara, insomma. Io ve lo auguro, non ci confido molto, però ve lo auguro. Gianni, hai... Sì, allora io, Shadi, volevo intanto darti la possibilità di farci un resoconto, un aggiornamento proprio sulla situazione. Parlavamo appunto della comunità dei cittadini siriani, e so che appunto c'è stato un cessare il fuoco, che è stato appunto in qualche modo raggiunto, che è stato frutto di un compromesso, insomma di una trattativa, pare che insomma ci siamo messi d'accordo su questo cessate il fuoco. E volevo chiederti se effettivamente questa popolazione in Siria riesce ad avere un attimo di tregua da quelle che appunto pare siano stati proprio anche bombardamenti e una forte repressione da parte del regime. Sì, oggi è stato violato, oggi chiaramente, perché sono morte 11 persone. Qualcuno nell'ambito, diciamo, dell'opinione pubblica internazionale dice che invece il cessate il fuoco sta migliorando e che la situazione è tranquilla. Non credo che sia tranquilla se oggi sono morte 11 persone a dispetto delle 100 persone al giorno che morivano settimana scorsa, ma dobbiamo riuscire ad avere una garanzia netta. Allora l'esercito siriano quello che ha fatto semplicemente è ritirare in alcuni posti i blindati
dalle città, ponendoli invece in posizione periferiche, ma sempre puntati verso le città. E comunque continuano invece a essere presenti militari in molte città. Homs anche oggi è stata bombardata e ci sono stati scontri in tutta la città, in quasi tutti quanti i quartieri. Si parla che soltanto a Homs quasi oltre 200.000 persone hanno lasciato la città nell'ultimo periodo per sottrarsi a quello che sta succedendo. La situazione è veramente complicata, difficile. Allora quello che noi possiamo fare, che sia oltre ovviamente a un giusto e un meno male che c'è, parlare fra di noi e raccontare quello che accade, e secondo me è un invito, anzi, che io faccio a chi poi vedrà insomma questa intervista, questa chiacchierata tra di noi, è quella di aderire all'iniziativa di Un Fiocco Nero per la Siria, che questa iniziativa a cui hanno aderito 40 tra deputati e senatori, svariate riviste, soprattutto i radicali hanno dimostrato e continuano a dimostrare una molta sensibilità rispetto a molti altri partiti in Italia a questa iniziativa qui, e quindi è di indossare questo fiocco che simboleggia che noi conosciamo quello che accade in Siria e non lasciamo orfano nel suo dolore il popolo siriano, e quindi mi sento veramente di chiedere a tutti quanti di indossarlo. Stiamo facendo alcune iniziative di questo fiocco nero in svariate parti d'Italia. Cito quest'ultima cosa, che al Consiglio Comunale a Torino il consigliere Viali, che è dei radicali, ha dato dei fiocchi neri ai consiglieri comunali e lo indossano a tutte le loro riunioni, e credo che bisogna continuare così. Sì, sicuramente a questa cosa Liberi.tv aderisce, e se magari tu hai delle iniziative appunto che sono state poi dopo espresse in qualche sito o gruppo eccetera, lo possiamo fare anche dei link sul nostro sito con dei banner, insomma un ponte, un collegamento per poter diffondere questa cosa, sicuramente basta che tu ce li segnali. Io volevo sempre appunto per parlare di persone, adesso abbiamo parlato in qualche modo delle vicende di coloro che sono ancora in Siria, e io volevo invece chiederti di tutto ciò che invece è il contorno, cioè che è praticamente il sistema degli aiuti internazionali o meno per quanto riguarda i profughi. Ormai il numero dei profughi sparsi nei vari paesi, tra appunto Giordania, Turchia, Cisgiordania e così via, sono tanti. E, ecco, le organizzazioni internazionali sopperiscono almeno insomma sufficientemente per dare il minimo aiuto, e soprattutto i vari governi che sono in qualche modo si sono visti sono ospitanti appunto di tutti coloro appunto che fuggono dalla Siria, consentono libero accesso appunto ad aiuti, o ci sono boicottaggi o perlomeno indifferenza verso questa ondata di povera gente in pratica? Ma vi parlo su quello che sta accadendo in Libano, per conoscenza diciamo diretta con le persone che stanno lì. Allora, è difficile mandare aiuti umanitari in Libano, ai campi profughi, sempre per il problema di Hezbollah, che fermano proprio i container e la merce che arriva in Libano, la sequestrano. E quindi c'è una situazione desolante, soprattutto esistono svariati ricoveri clandestini a cui mancano le garze, mancano i fili di sutura. Io ho parlato via Skype con alcune persone là, in alcuni di questi ricoveri, e uno mi ha fatto vedere la ferita che aveva sul braccio, era chiusa con le graffette della pinzatrice per i fogli, no? Un altro aveva la pancia completamente spappolata perché a Homs hanno usato i proiettili, quelli che esplodono quando colpiscono. Hanno usato anche dei gas di cui non conoscono ancora esattamente i sintomi,
e quindi non esiste per il momento, stanno cercando di capire che gas sia per dare l'antidoto ai bambini. Questa è la situazione all'interno della Siria, continua a mancare tutto. Se un medico aiuta o cura una persona, viene ucciso all'istante. Nell'ospedale di Homs, che è stato liberato e poi riconquistato, sono stati trovati oltre 70 corpi buttati così, come fosse immondizia, dentro la cella dell'obitorio. Continua a esserci questo problema qui. È difficile per questo mandare all'interno del paese aiuti, ma si può fare con canali clandestini. È difficile, ovviamente, però si può sempre fare. I profughi, soprattutto in Turchia, devo dire che sono un po' abbandonati, non possono lasciare il campo. Molti loro infatti manifestano dall'interno. Esistono alcune organizzazioni islamiche di aiuto che si stanno proponendo per coordinare gli aiuti monetari e fanno delle cene di beneficenza qua in Europa, o magari dentro le moschee prendono soldi dalle donazioni e li mandano lì. Credo che comunque non sia abbastanza, che servono Croce Rossa, organi istituzionali che sanno esattamente cosa bisogna fare in questi casi e hanno una competenza extraterritoriale e soprattutto supporto dagli stati per fare questa cosa. Questa è la situazione, che è comunque tragica, rimane. Sì, decisamente. Senti, i particolari raccapriccianti che ci hai detto veramente ci danno proprio l'idea di una situazione veramente ai limiti del sostenibile. Volevo tornare appunto adesso a parlare un pochino della politica, in qualche modo, che potrebbe essere la fonte di una proposta di soluzione, almeno pare, insomma, che generalmente in queste situazioni internazionali il mondo ormai abbiamo visto che soprattutto appunto in queste rivolte arabe si è sempre in qualche modo, in modo destreggiato in un modo interventista, in qualche modo sempre attraverso le organizzazioni internazionali, ONU, poi utilizzazione della NATO e così via. In questo caso invece vediamo che mi sembra di capire che ci sono degli interventi, ma sono semiclandestini e sotterranei. Da una parte l'Iran, mi pare di aver sentito anche l'Arabia Saudita, ovviamente con l'aiuto delle forze antigovernative, le superpotenze sembrano non vedere, c'è una sorta di ufficialmente di voltarci dall'altra parte, però poi sotto qualcosa cova, e non vorrei che in qualche modo covasse un pochino il sostegno allo scontro in sé, perché poi lo scontro in sé, la guerra in sé, purtroppo sappiamo che produce un sistema che si autoalimenta e diventa una fonte di commercio, di armi e quant'altro. Ma io non credo che arriveremo mai, almeno lo spero, poi tutto può essere sempre rigiocato e cambiare dall'oggi al domani, arrivare a una guerra aperta in Siria, perché in questo momento si sta combattendo una guerra differente dalle altre, perché è asimmetrica. Da una parte esiste un esercito regolare, dall'altra invece esiste un esercito di liberazione, insomma, che sta combattendo una guerra di guerriglia, dove fanno azioni e scappano perché non hanno la forza per contrastare un esercito che supera quasi 300.000 uomini, no? E invece loro sono qualche decina di migliaia, insomma. Quindi certamente esistono dei giochi sotterranei di aiuti o tentati aiuti. Se arrivassero questi aiuti economici, credo che l'esercito siriano libero sarebbe molto meglio equipaggiato e non quell'equipaggiamento di un soldato semplice, cioè un Kalashnikov, qualche mitragliatore, qualche RPG e forse qualche mortaio, no? E credo che una soluzione non sia certamente l'intervento armato in Siria, perché farebbe molti più danni. E poi non credo sino a questo momento che siano disposti
molti siriani a accettare un'idea del genere. Una zona cuscinetto sarebbe un bel sogno, se si potesse fare magari al nord del paese, vicino ad Aleppo, così c'è uno sbocco al mare per eventuali rifornimenti. L'esercito libero siriano scenderebbe e farebbe tutto quanto, perché da un momento che è equipaggiato, è pronto e c'è una zona cuscinetto, l'80% dell'esercito regolare, secondo me, diserterebbe immediatamente. Ma un'altra soluzione, forse più ventilata, perché no, potrebbe essere l'invio di caschi blu come forza di peacekeeping tra i due schieramenti, cioè una forza che evita di che i due si sparino l'un contro l'altro e controllino che non ci sia violenza. E poi bisognerebbe, se questo avvenisse, trovare una soluzione politica interna al paese, cioè cercare chi sono i capi dell'opposizione dentro il paese e non all'esterno del paese, perché sono loro quelli all'interno che hanno fatto la rivoluzione, chiedere a loro, incaricarli e farli fare un'azione politica da guida, insomma, per un eventuale dialogo e una transizione. Insomma, è molto difficile prevedere in questo momento quello che può accadere, perché ci sono troppi scenari aperti e i punti di domanda sono molti. Sì, più o meno 5 minuti ancora. Stefano, vuoi dire qualcosa? No, volevo chiedere una cosa. Secondo te, domani che cadesse il regime, l'Iran farebbe buon viso a cattivo gioco e se ne starebbe buono? Che farebbe, secondo te? Io sono estremamente convinto che quando cascherà questo regime, in Siria comincerà l'era delle autobombe. Cominceranno le ere degli attentati, perché molti stati intorno vorranno mettere la mano o il controllo, come è avvenuto in Iraq, sul nostro paese. In Iraq, sì. Come vedete, da quando è caduto Saddam Hussein continuano ancora le autobombe, continuano ancora gli attentati, ma questi attentati e queste autobombe arrivano da qualche parte, certamente c'entra l'Iran, c'entrano altri paesi sotto sotto che creano questa strategia della tensione, no? E credo che avverrà purtroppo così anche in Siria, a meno che non riusciremo a stabilire uno stato di diritto e uno stato di sicurezza in tempi record, ma credo che sarà molto difficile. Credo che poi si potrà aprire forse una lotta per chissà che cosa, per il potere probabilmente, e quindi ci sarà molto lavoro da fare, e purtroppo credo che la strada sarà molto lunga anche quando cadrà il regime. Questo lo dico con certezza quasi. Sì, sospetto che lo anch'io, purtroppo. Prego Gianni. E no, niente, stiamo praticamente in chiusura. Io vorrei farti un'ultima soltanto domanda, che dico più o meno sempre sul possibilista, sul tecnico. Nelle varie appunto vicende che abbiamo chiamato, abbiamo visto che sono state chiamate primavere, la primavera araba e così via, una delle modalità di intervento per aiutare, in particolare appunto il successo nella Libia di Gheddafi, è stata per esempio una no-fly zone che è stata imposta. Pensi che potrebbe essere una metodologia di intervento valida anche in questa occasione? Ma ne parlano da mesi e mesi, ma ancora non è stato fatto nulla, come non è stato dato un aiuto concreto all'opposizione, ancora si naviga troppo in incertezze. Credo che certamente potrebbe essere una soluzione, ma non la vedo così a breve. Ho capito. Shad, io niente, ti ringrazio di questa tua disponibilità. Mi sento di chiudere appunto questo nostro spazio con un augurio, ovviamente, intanto con un invito rincontrarci qui appunto su liberi.tv per eventuali aggiornamenti in qualsiasi momento, e soprattutto anche una cosa che ti avevamo già detto e che anzi poi abbiamo avuto varie vicissitudini, che ti rinnovo. Nel caso ci siano possibilità di mandare anche dei video, perché i video
sono molto esplicativi, spesso anche usciti clandestinamente, o che di farci sapere la possibilità di poterli, cioè, di poterli reperire dove, come e volentieri li trasmetteremo. Spero, e l'augurio è che anche i popoli confinanti alla Siria si sentano di investire su milioni di persone, sulla serenità e sulla libertà e sulla democrazia per milioni di persone, e non sulla certezza data da un solo uomo che tiranneggia in modo crudele, un po' quello che dicevamo che fu fatto un pochino all'inizio, perlomeno da Israele per quanto riguarda l'Egitto. E quindi questo qua è un augurio e sicuramente un appuntamento che ti do su liberi.tv. Ti ringrazio ancora. Ti volevo invitare di nuovo a dare i tuoi contatti, eventualmente tu hai anche un blog o sbaglio? Sì, allora se volete contattarmi lo fate tramite Facebook su Shadi Hamadi, o se no potete tranquillamente andare a leggere gli articoli sul Fatto Quotidiano, dove ho un blog sempre. Cercate Shadi Hamadi sul Fatto Quotidiano e vi invito a leggermi e a abbracciare l'iniziativa Un Fiocco Nero per la Siria. Trovate tutto su Google, basta scriverlo, e c'è la mia lettera che ho scritto per dare via a questa iniziativa, uscita sul Corriere della Sera. E io vi ringrazio di questo invito di questa sera. Grazie ancora, Gianni, ci ritroviamo qui. Grazie anche a Stefano, e a questo punto ripassiamo la linea alla regia. E...